Come sempre, prima di iniziare una nuova missione, andiamo a disturbare un po' la quiete pubblica. Torta Margherita. Allora, l'ultima volta che ho giocato al gioco l'ho fatto in karma cattivo e non mi ricordo quali sono tutti quanti, diciamo, i graffiti quelli buoni. Quelli cattivi ancora qualcuno me lo ricordo, ma è passato anche tempo per quello. Ok, un po' la Bansky. Gli fai un palloncino azzurro? Oppale, vediamo. Uomo, un'idea? È una sì, un fiore. Bello, non mi dispiace. Allora, già che ci siamo, facciamo passare il furgoncino del Dio Pippo. E, signora, si levi da lì, per favore. Non compri la droga, mi raccomando. Beccati questo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perfetto. Kaboom. Perfetto, rimani. Vieni, 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 vieni. Uno. No, dove è andato? Preso. Ecco qua. Addio a tutti i banditos. Vai anche tu giù, perfetto. La cosa divertente è vedere gli spacciatori, dove è la droga, che si mettono a combattere col DUP. Ecco qua, minchione. Dove mi ha colpito? Allora, beccatela anche tu la granata, bello. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Preso. E vai giù. Ottimo. Allora, kaboom. Distrutti. Allora, me ne segna che ce ne sono ancora due, ma non ne vedevo io. Kaboom. Dove sei? Ecco fatto. Scambio interrotto. Tra l'altro ho seguito il consiglio che mi ha dato un ragazzo nei commenti dell'usare di più la granata. Solo che, essendo la granata questa qua di fumo, solo fumo, nel senso non fa danno, mi viene meno intuitivo usarla. Facciamo anche un secondo graffito, perché vai che sei solo. Siamo dei criminali pazzi. Allora, ragazzino che va sulla mountain bike. O forse uno del DUP che gli tolgono le rotelle. No, credo esatto che utilizzi le ventole qua di lato per fare una bicicletta. Bianco. Per fare tutti i dettagli. Non so perché mi è venuto in mente il monociclo. Carino, ma dai, vediamo cos'altro puoi fare. Ho reso il mondo un posto migliore. Wow. Che sforzo, Delsin. Che sforzo. C'è del fumo, eccolo qua. A posto. Prima di iniziare, vediamo se possiamo prendere un potenziamento. Abbiamo 9 frammenti. Allora, possiamo diminuire il costo, il che non sarebbe male. Per un periodo più lungo può essere buono. E un'area più grande, d'accordo. Almeno mi obbligo automaticamente ad usarla così. Colpo la testa. D'accordo. Abbiamo usato tutti i 9 frammenti precisi precisi. E a proposito di colpi alla testa, comunque iniziamo la missione. Dietro Fetch libera l'area dai nemici. Ma che palle. Mezzo ce n'era, eh. Preso. Preso. Iniziamo la missione dietro a Fetch. Raggiungi l'insegna Olaf e trova Fetch. Eccola lì. Si vola. Martin Garrix. Eccoci qua. Ah no, dovevo scendere proprio a piedi. Wow, sono colpito dal tuo autocontrollo. Forse però dovresti aspettare accanto all'insegna al Neon. Che ne dici? In questo già modo fatto. Nell'occhio. Prima o poi ero già qui. Per ricaricarsi. Non ti preoccupare, ero già qua. Appunto. Ok, mi serve un nascondiglio. Un nascondiglio, eh?
Che ne dici di dormire in mezzo ai cartoni? Appunto. Ok, ci siamo. Sorveglianza in stile vagabondo. In stile Metal Gear Solid. Metal Gear. Bello l'effetto così, eh? Ah, che buon odore. Perché non ho rubato del denaro a quegli spacciatori? Soldi, venite da me. Su, da bravi soldi. Che cosa vi ho fatto di male? Beh, già che li hai uccisi, potevi anche derubarli, no? No! Beh, una minima parte di poteri l'abbiamo già presa. Bella la musica. Non scappare, Fetch. Di nuovo, no! Come l'ultima volta, Delsin, concentrati. Stai buona? No, stavolta non mi sfuggi. Ci sto dentro ora. Sì, se non fosse che ci disattiviamo ogni secondo e non abbiamo la corsa infinita, però sì. Fermati! Ma puoi correre sui muri. È un gioco da ragazzi. Dov'è? Non scappare, Fetch. Resta con me, per favore. Non andartene via. Resta con Delsin tuo, per favore. Se lo meritavano. Non ti giudico per quella, vai tranquilla. Sto solo... Mi servono un altro paio di giorni. Sì, non ti faccio nulla, tranquilla. Sto solo cercando di copiare il potere. Non ti preoccupare. Faccio nulla io, sono bravo. E smettila di muoverti. Ecco, basta. Maledizione, Fetch, fermati. Smetti di correre da un palazzo all'altro. Devo finire quello che ho cominciato. E nessuno ti vuole fermare, tesoro. Però davvero. Allora, facciamo una cosina. Vediamo se abbiamo... No, mi sono appena ricordato. Non abbiamo altri frammenti. Volevo... Dicevo, volevo usare un po' di frammenti, sai, per aumentare magari il tempo di corsa, queste cose qua, però... Fetch, fermati! Per favore! E comunque il potere al neon è fighissimo. Calmi tutti! No! Stata crunch! Diavolo. Senti, devi darti una calmata, capito? Rilassati. Non tornerò mai là dentro! Lasciami stare! È un problema il nostro. Perché non abbiamo... Aia. Incredibile. Dicevo... Assorbiamo il neon così. La buona notizia è che è una fonte in meno. La cattiva è che non sono un tipo notturno. Se la pianti di cercare di uccidermi, forse le insegne della birra dureranno un altro giorno. Ma dai. Non ho intenzione di tornare indietro. Assorbi. No, non sono più. Anche il solletico. Non lo sono più. Vieni. Credo ce ne sia ancora una in alto. Una, più di una. Mi ascolti o no? Io non sto con Augustine. Sei uno dei suoi maledetti robot. Quante volte? Aspetta. Oh. Sono dei robot. Ecco fatto. Bravo. Aspetta. Qua non ce ne sono. Allora, ce n'è una di là, una qua sotto. Perfetto, prendi. Vai, prendi. Bravo. Voglio solo alcuni dei tuoi poteri. Tutto qui. Lasciami in pace. Ecco qua.
No, e dai. Ecco fatto, ne manca solo uno. Vieni qua. Dai. Ma che palle, basta. Oh, me lo fai assorbire o cosa? Ecco qua. Coraggio, poteri, lo so che ci siete. Sorprendetemi. Dov'è? Ah, ci sto prendendo la mano! Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Dove diavolo ti sei cacciata? Beh, non puoi fuggire. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Minchia. Ok, forse il corpo a corpo non è la best idea di oggi, eh? Sveglia la ragazza. Fermati lì. Lasciami in pace. Qua è una battaglia a logoramento. Il primo che finisce l'energia ha vinto sull'altro. Patch, smettila di muoverti per favore. E smettila di colpire. Devo ricaricarmi. Perfetto. Dov'è andata? La pezza di merda. Fermo! Ho capito. No! No, dov'è andata? Dov'è? In realtà stava andando... Stavamo andando decentemente, sai? Anche col corpo a corpo. Dove è andata? Di sopra. Bastardo? Dove vai? Non la vedo. Sento il tuo respiro. È una cosa un po' da maniaco quella che hai detto, eh? Dov'è? No! Fermo! Dov'è andata? Presa! No, no, no! E via di ricordi. Da piccola non avrei mai pensato di diventare una di loro. I miei poteri furono una sorpresa. I miei m'hanno denunciata. Ma va, che stronzi. Pur sapendo quello che il governo faceva a quelli come me, non sapevo cosa fare, ma... Poi mio fratello Brent ha preso le giacche e siamo scappati. Almeno qualcuno intelligente. Erano giorni difficili in strada. Muoversi di città in città senza il minimo aiuto. Poi l'incontro con gli spacciatori. Wow, ci hanno... incantati. La droga. La droga era il paradiso. Ma ne volevamo sempre di più. Sì. E l'astinenza era un'agonia. Sempre alla ricerca di una dose. E quando perdi la scorta di roba, quando pensi che qualcuno te l'abbia rubata, le droghe, gli spacciatori ti fanno fare cose che... Ahimè. Oddio, Brent. Io... Non fu difficile per il governo portarmi dentro, ma non era una prigione normale. Mi hanno insegnato a sparare e persino a uccidere. Così il giorno dell'incidente sono scappata con le mie nuove abilità. Hai fatto bene. Era quello che serviva per sistemare le cose. Brent, lo prometto. Inciderò il tuo nome sul petto di ogni dannato spacciatore. E incredibilmente uno di loro è grasso. No, fratello. Nessun altro.
Ottimo. Ci siamo fatti una nuova amica. Telsin, ehi, stai bene? Che è stato? Sei stato grande, davvero grande. Che è stato? Alzati. Bene. Ehi, sei stato grande. So io dove portare questa feccia. In un posto in cui che stronzo! Non la trovi, e dove lei non possa fare male a nessuno. No, no, no. Solo a caccia di spacciatori, dai. A caccia? Telsin, li assassina gli spacciatori. Cosa credi che io faccia con il DUP? Quello che devi per salvare gli Akkomish a casa. E lei per salvare vite innocenti. No, no, lei resta libera. No, non ci provare. Solo perché tu hai la stessa malattia. Non dono, malattia. Non vuol dire che dobbiamo farci carico di ogni rifiuto umano. Che stronzo. Senti, io non ti abbandonerò mai, capito? Mai. Ma non possiamo lasciarla libera. Ehi! Fai redimere Fetch, ma ti pare? Ovviamente. Porella, ma manco stesse facendo davvero qualcosa di sbagliato. Lei è una mia responsabilità. Già, perché tu sei un fuoriclasse in fatto di responsabilità. Faccio io. Per favore. Ok. Sono qui per la tribù, non per arrestare i bioterroristi. Conduit. È a posto, di solito è a posto solo... non oggi. Sì. Parliamo un po'. Certo. Dietro a Fetch. Potenziamenti? Ovviamente non abbiamo frammenti, però. Assorbi neon, veloce come la luce e raggio al neon.